Amici di Totalmente Dipendente, siamo tornati. Un'estate senza basket è stata dura, ma adesso ci siamo. L'attesa è finita. In casa contro Brindisi. E come sempre seguiteci e andiamo a sentire un po' l'opinione dei nostri tifosi. Ciao Matteo. Parla. Parla. Ma noi lo intervistiamo uguale. Parla. Dai. Ciao. Squadra, la squadra mi piace. E per questo, se tu poi dopo lo vuoi tagliare, mi tocco. Un degenerato. Rispetto all'anno scorso, sicuramente una squadra costruita con più criterio. Mi sembrano anche migliori di quelli degli anni passati, speriamo. Mi piace, domani è il mio compleanno e quindi mi aspetto anche il regalo oggi. Giocatori da scoprire. Tante scommesse, però in trippa. Non ho rincuorato la campagna acquisti, mi sembrano sia arrivato i buoni elementi. Un bel gruppo, anche dalle amichevoli, insomma, hanno dimostrato di essere già affiatati. Non voglio fare quello che non prende posizione, che dice bene bene o male male, però bene bene o male male. Tutto, niente niente. Pronostico per stasera. Vittoria. Stasera bisogna dargli da subito, perché questi insomma sono una squadra decisamente più profonda di noi, obiettivi diversi. Si vince di 15. La prima partita si vince al sicuro, 100%. Io non devo nulla, sono scaramanzi. Speriamo di vincere, dai. Con un grosso punto interrogativo, è la prima di campionato, può succedere qualsiasi cosa. Stasera si vince. Sono venuto con il piede rotto, che si deve anche perdere, non ho capito io. Via le danze di Kenneth Cage, danni di Antonucci, che questa volta va sotto canestro, si aiuta con la tabella. Scottie Reynolds fa saltare Ron Moore e questo è il suo tiro. Affrontato da Scottie Reynolds, si riprova da tre punti Alex Kirk. Questo è un 2-13, toccare un tiro simile al precedente, rimbalzo di un presente Alex Kirk. Che poi vola verso il contropiede, si arresta, fa un paio di palleggi. Preston Knowles serve in angolo, Preston Knowles che vuole la tripla. Preston Desmond Knowles, 23 Pistoia, 15 Brindisi. Troppo giusto! La pitturata di Brindisi, Preston Knowles si prende un altro tiro, con molto probabilmente anche il fallo. Bene però su di esso Preston Knowles, ribaltamento fuori, Harris, 3 punti. Knowles con 6 secondi per effettuare un tiro, Phil Lois lo prende da 3 punti. Grande capitano. Siena University si prende un altro tiro con la sua classica meccanica. Meccanica strana ma efficace. Secondo quarto, al pala Carrara, vantaggio Pistoia, 33-25, che ora diventano 27 per noi in questa partita. Preston Knowles sbatte stavolta sul blocco di Gagic, è arrivato al palazzetto Adrian Banks. Si prende un altro tiro Adrian Banks, 6 punti consecutivi. Quindi sì, con Adrian Banks, palleggio, arresto e tiro, e ancora canestro. Uè, testa di casual! Giocatori, almeno della nostra squadra, grande canestro di Moore. Intervallo lungo e per ora buona squadra, buon gioco, ma 43-39 per loro, ma ci rifaremo. Tranquilli, tranquilli! 10 secondi per effettuare un tiro per Pistoia. Filloi in step back. Scotti Reynolds, 3-46 in questo terzo quarto, ancora da giocare, palla per Gagic, forse è l'infrazione di passi. Ci pensa Alex Hirk a sfatare ogni dubbio con una stoppata e mostra anche i muscoli alla curva. Attende il blocco di Antonutti, serve però un Preston Knowles da dietro l'arco dei 6-75. Banks, blocco di Milosevic, ancora Banks, non sa un po' come difendere Wayne Blackshear. Scotty Reynolds, poi fuori per Cournot, arriva Brindisi. Brindisi, soffrendo per gran parte del quarto, va a riposo sopra di un punto. Tranquilli, tranquilli! Va il blocco di Milosevic su Preston Knowles, rapidissimo a girarli intorno, però è troppo tardi. Strappa, prova ad andare sul fondo, raddoppiato, palla per Alex Kirk da 3 punti, è la terza tripla di un centro. Affrontato da Kenneth Cage, potrebbe sfruttare il mismatch alle mani. Mamma Preston mia! Knowles, non c'è problema. Ron Moore spinge, alza la lei! Per Alex Kirk da Adrian Banks, palla dietro per Kirk, tripla frontale. Come ti dicevo, tira con una normalità, una semplicità. Io sono Kirk. Altro che ha cercato di prenderla ma l'ha persa. Reynolds, serve Knowles,
Filloi dall'angolo, la tripla al bersaglio. L'attacco con 12 secondi deve cercare un tiro rapido, ma Scotty Reynolds scivola e con Sig l'ha schiacciata, solamente un appoggio da parte di Antonutti che poi corre a braccia aperte. Pistoia vince una grandissima partita contro la Enel Brindisi grazie al capitano Ariel Filloi, grazie ai punti di Preston Knowles, grazie ai punti della difesa di Alex Kirk. Per le prossime 5 o 6 ore avremo l'equipaggio più felice dello spazio. Che esordio fantastico! Mamma mia! Esordio fantastico, giocano i giovani! Stupendo! Mi è garbata l'intensità, mi è garbato, c'è stato dei momenti di breakout, però alla prima ci possono stare. È piaciuta la partita? Molto, molto, specialmente il risultato. Con una squadra di livello subito, vincere così è eccezionale. Sono contento per Vincenzo, è stata una bella vittoria. Maura, te e la pancia. Sono felice perché era l'unica partita che molto probabilmente potrò vedere del campionato, quindi sono contenta che sia andata così. Un bacio alla pancia, ciao Jacopo. Chi gli è piaciuto di più? L'americano alto, Kirk. Kirk è un grande. Kirk è un marziano. Devo confessare che sono assolutamente senza parole. Tutti a Pesaro, io vado. Tutti a Pesaro. Erano tutti di sicuro. I'm gonna keep you up.